se andiamo ad analizzare poi tutta la partita, anche sul finire di gara abbiamo visto che noi cercavamo sempre comunque di attaccare, di far gioco, di ripartire dal basso, di costruire gioco. Molte volte ci siamo riusciti, altre volte no. È un peccato aver preso quei due gol un po' ingenui, anche il secondo un po' su un fallo laterale, una spizzata, un tiro, non so se poi il controllo l'ha fatto di mano o di petto, è un peccato, bastava stare un po' più magari concentrati e magari quei due gol l'avremmo potuti evitare. Rimane il rammarico, come magari è successo anche altre volte, dove potevamo fare di più, potevamo venire via con un risultato diverso, purtroppo così non è accaduto, non dobbiamo piangerci addosso, sabato abbiamo il derby. Sì, sicuramente per noi, anche se andiamo a guardare i risultati, il fattore campo conta tantissimo, perché fuori casa abbiamo raccolto poco, mentre in casa abbiamo raccolto la stragrande maggioranza dei punti, quindi in casa sicuramente abbiamo qualcosa in più, sia per il pubblico che, non so, anche un fattore mentale, riusciamo a dare qualcosa in più. Le ultime due pareti in casa abbiamo sofferto molto, con l'Ascoli era uno spezzone di partita un po' strano, perché eravamo in vantaggio, dovevamo fare un secondo tempo, mentre con la Pro Vercelli abbiamo faticato, abbiamo sofferto, però siamo riusciti a vincere. E abbiamo visto che comunque la Pro Vercelli non è una squadra morta o materassa, anche perché ha vinto l'altro giorno, ha vinto in casa col Varese, quindi ha fatto esonerare anche l'allenatore. Quindi ogni partita ha una storia a sé. Il derby noi lo stiamo preparando al meglio, stiamo cercando di prepararlo al meglio. Sarà una partita dura, perché loro cercheranno sicuramente di lottare fino alla fine e noi cercheremo di fare il nostro gioco, che abbiamo dimostrato più volte di saper applicare un buon gioco. Vogliono la prima vittoria, ma come noi vogliamo la prima vittoria, perché i tifosi sicuramente ci tengono tanto, sono legati a questa città e ci sono magari dei contrasti perché è un derby e sicuramente ci tengono tanto, ma anche noi ci teniamo più di loro, perché per noi vincere un derby è comunque entrare anche nel cuore dei tifosi, perché è da tanto che non si vince, vuol dire molto, e poi tirarci fuori quasi definitivamente dalla lotta play-out sarebbe molto importante. No, sicuramente nel calcio tutto può succedere che uno rimane un anno che un po' dietro le quinte, può succedere che da una partita all'altra riesca a venire fuori, e poi chiaramente una volta entrato deve cercare di dimostrare e avere costanza anche continuità anche quando ci si allena, perché anche se uno non gioca comunque deve sempre cercare di dare il massimo negli allenamenti, perché per cercare di farsi trovare pronto. No, ma uno spirito come tutte le altre partite, che si cerca di scendere in campo e fare il massimo, cercare di non mollare un centimetro. Sicuramente in questa partita ci sarà anche più calore dal pubblico, oggi anche i tifosi sono venuti, ci hanno detto che saranno in tanti per sabato, e sicuramente saranno una spinta in più per ottenere un risultato importante.